Bella raga, qui Dani Fre, benvenuti in questo video per lo Snapshot 12V07B. E in questo snapshot sono state aggiunte non molte cose, ma sono molto importanti. Come potete vedere, adesso sto seguendo questa colonna di roccia per mostrarvi la nuova altezza del mondo, quindi fino a che altezza potremmo costruire. E come potete vedere sto andando su molto, perché la nuova altezza dove possiamo fino al punto dove possiamo costruire è 256, oddio, 6, come potete vedere dalla coordinata y. E se io ora salto, potete vedere che la coordinata y scende molto in fretta e arrivo fino al livello 2 dell'obsidian, quindi noi abbiamo tutto questo spazio per costruire. Io penso che questa sia una delle cose più importanti di questo snapshot, perché porterà mappe più grandi a costruzioni più grandi, perché appunto arrivare fino a quell'altezza ci porterà a cose molto enormi. E penso sia la più importante, però non quella che preferisco. Quella che preferisco è questa. Come potete vedere, qua ci sono tipo delle lampade che appunto si chiamano redstone lamp, che vengono attivate con la redstone. Come potete vedere, se io tiro la leva si disattivano, se io la tiro di nuovo si riattivano e creano luce. Per craftarle dovete mettere 4 pezzi di redstone così, tipo a rombo, e della glowstone al centro, e vi verrà consegnata o data o craftata, come volete dirlo, una redstone lamp che poi potrete piazzare e potrete attivare con qualsiasi segnale di redstone. Quindi potete vedere che quando io attivo questo, quelle si disattivano, questa è staccata e quella si attiva. E questo è quello che preferisco, perché appunto porterà molte novità tipo nelle adventure map. Tipo, molto probabilmente una cosa che mi aspetto è che faranno un adventure map con tutto buio e dei blocchi di questi che vengono spinti da dei piston a caso, che ci guideranno per la strada per dirci dove andare, cose del genere. Un'altra novità è che adesso tutti gli animali usano un nuovo AI, quindi scappano in modo diverso, sanno quando c'è un angolo. E se devono scappare, girano quell'angolo, interagiscono con gli abitanti dei villaggi, eccetera, eccetera. Un'altra novità, che però non so ancora che cos'è, è che nella pagina dello snapshot dice che certe notti sono differenti da altre nei villaggi, quindi molto probabilmente succederà qualcosa. Le uniche cose che riesco a pensare sono o che gli abitanti dei villaggi facciano tipo delle feste o qualcosa, oppure che vengano tipo tutti uccisi o cose del genere. Non so cosa aspettarmi da quello. Però, come potete vedere, io adesso non riesco a trovare nessun abitante del villaggio. C'è solo questo. Non so se è questa la cosa di quelle notte lì, perché come potete vedere non ne trovo se non di abitanti vestiti di bianco. Ora non so se questa è una di quelle notte lì speciali o che cos'è. Ah no, ecco qua, abbiamo trovato un piccolo. E questa è una nuova novità, che ci sono i piccoli. Sì, esatto, i piccoli. E questi piccoli appunto sono creati attraverso due o più, no, sì, due abitanti che interagiscono fra loro e creano appunto uno di questi piccoli. Quindi se io adesso uccido un po' di abitanti qua e magari mi metto a dormire, quindi fatemi prendere un letto, eccolo qua, e lo usiamo. Aspettiamo che venga giorno, così loro anche escono dalla casa. Forse. Vediamo se escono. Uccidiamo ancora un po' di abitanti, così
Meglio lasciarvi vivi voi due. Così li vediamo in azione. Ora ne proverò a spawnare due con le uova. Come potete vedere, questo che era piccolo è appena cresciuto. Quindi, un'altra cosa speciale. Spawniamo due di questi. E vediamo se fanno qualcosa insieme. E dovrebbero interagire fra loro. Ecco. Sta succedendo. Vedete che escono i cuoricini. Anche loro. Sembra una cosa speciale. Come potete vedere, escono i cuoricini da uno dei due. E dopo escono anche dall'altro. E poi si separano, come hanno fatto questi due. Perché quelli non sono andati d'accordo. E da qualche parte dovrebbe comparire un piccolo villager. Quindi un piccolo abitante del villaggio. Eccolo qua. Vedete, uno è comparso, gli altri non so dove sono. In poche parole, adesso interagiscono così fra loro e se c'è spazio libero nelle case, quindi c'è ancora spazio da ripopolare nel villaggio, loro appunto comunicheranno così e ripopoleranno il villaggio per appunto riempire tutte le case, eccetera, eccetera. Un'altra cosa che fanno è adesso interagiscono fra loro solo tipo guardandosi, però. Jeb e John. Ecco, adesso l'abbiamo visto in scena. È spuntato fuori da questo qua un piccolo villager che non so dove sia finito ora. Jeb e John hanno detto che verranno aggiunti altri tipi di abitanti e che avranno anche più abilità. Quindi quello succederà in snapshot più avanti. Per il resto, nello snapshot sono stati fatti dei bug fix. Dei fix alla luce per il multiplayer, quindi quando tipo le luci nel multiplayer non andavano bene, cose del genere, con questo snapshot sono state aggiustate. E niente, per questo snapshot è tutto. Vi ricordo che se ho dimenticato qualcosa in questo snapshot o scoprite qualcosa di segreto di questo snapshot, me lo potete scrivere nei commenti e magari se è una cosa importante ci farò un video, oppure se non è importante magari solo lo scriverò nella descrizione o cose del genere. E se è una cosa importante vi ringrazierò nel video. E niente, con questo vi saluto. Bella raga!